13 minorenni arrestati per omicidio nel corso dell'ultimo anno giudiziario. 79 per scippo, 226 per rapina, ben 405 per spaccio di droga. Sono alcuni dei dati contenuti nella relazione che il presidente della Corte d'Appello, Giuseppe De Carolis di Prosedi, ha letto nel corso della cerimonia di inaugurazione a Castel Capuano. Le criticità sono invece rimaste sostanzialmente le stesse dall'anno scorso, per cui dovrò necessariamente ripetermi. In primo luogo deve registrarsi che resta alto il numero dei procedimenti penali conclusi con una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che per le sezioni ordinarie della Corte d'Appello superano il 39% dei procedimenti complessivamente definiti. Già lo scorso anno ho rilevato come tale fenomeno sia particolarmente grave, perché costituisce una sconfitta per lo Stato, che dimostra in tal modo di non essere in grado di assicurare un vaglio giurisdizionale nel merito per vicende a volte anche gravi che hanno suscitato allarme sociale, lasciando impuniti gli eventuali colpevoli e frustrando le aspettative di giustizia delle persone offese. La giustizia malata e non sempre legata alle norme che esistono, ma a chi è chiamato ad attuarle. Problemi antichi che si trascinano ormai da troppi anni. C'è una divaricazione ampia tra una fase di indagini preliminari e poi le sentenze. Spesso, quando sono di assoluzione, la durata del processo ha generato dei danni irreparabili rispetto all'imputato innocente. È necessario un maggiore controllo giurisdizionale nella fase delle indagini preliminari, anche rispetto dei termini delle indagini. La norma esiste, ma il meccanismo è valutare come in qualche modo farlo rispettare. Si sta parlando anche della possibilità di una avocazione del fascicolo del PM inadempiente. Problemi antichi, quelli della obbligatorietà o meno dell'azione penale, di una spettacolarizzazione dei processi. Spesso la presenza dei mass media può alterare la finalità principe del processo, che è quello di accertare la verità dei fatti, e poi quello delle carceri, il problema del numero eccessivo e anche di renderlo sempre più capace di risocializzare il detenuto. E allora dobbiamo essere ottimisti. Sicuramente un processo in generale penale, ma una giustizia che funzioni meglio, ha un riverbero anche sulla nostra società, perché migliora la qualità della nostra democrazia, anche in qualche modo dei diritti dei cittadini. L'obiettivo è quello che il 2017 possa consentire un miglioramento di questi problemi e soprattutto generare sempre una maggiore energia e sinergia tra il mondo dell'avvocatura e quello della magistratura. Il fenomeno della delinquenza minorile è uno di quelli che più preoccupano i magistrati, che hanno ribadito l'allarme per le stese. L'ultima, quella del ventenne ucciso in via Pomeo da tre sicari. Penso che il fenomeno delle stese sia un dato assolutamente allarmante e inquietante, proprio perché si è abbassata di molto l'età di avvicinamento a delle forme di criminalità organizzata, il che fa pensare che c'è una assenza di scolarizzazione e di controllo della scolarizzazione. Quindi ciascuno deve fare la sua parte, le forze dell'ordine, la magistratura, però anche altre istituzioni. Indubbiamente sono atti terroristici, sono atti che sorprendono come degli atti terroristici, che mettono vittime assolutamente innocenti ed estranee a meccanismi, a logiche delinquenziali, indubbiamente sì.
Le stese sono il nostro terrorismo, così il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, lancia un appello alla platea. C'è bisogno di risposte concrete a questi atti di guerriglia. Ho definito atti terroristici non ovviamente in senso tecnico come atti eversivi, perché non possono essere qualificati come tali. Sono, come ha detto anche Isaia Sales, degli atti sostanzialmente terroristici che vanno trattati con una severità e un'attenzione pari a quella del terrorismo vero e proprio. Si tratta di atti inaccettabili perché sono atti di guerriglia urbana nei quali l'unico fine è quello di manifestare il proprio potere su un territorio, sparare all'impazzata, e questo non è degno di un paese civile. Dobbiamo dare risposte ferme. Napoli è una città dai mille paradossi, nel senso che le forze dell'ordine e la magistratura si sforzano e realizzano anche risultati molto importanti, cattura dei latitanti, confisca di patrimoni. Poi abbiamo ancora delle sacche di criminalità che continuano a imperversare. Questo vuol dire che è necessario fare qualcosa in più. La politica deve riappropriarsi del proprio ruolo e andare alla radice dei problemi, del disagio giovanile, del degrado urbano, perché se non andiamo alla radice dei problemi e rispondiamo soltanto sul piano giudiziario non andiamo da nessuna parte. E sullo stesso piano strettamente processuale noi abbiamo, come ho evidenziato, i magistrati sia in Italia che a Napoli che sono i più produttivi d'Europa. Allora ci si aspetterebbe che la risposta della giustizia fosse adeguata alla domanda dei cittadini. Purtroppo i tempi e la qualità della giustizia non sono quelli che i cittadini si attendono, che vuol dire che sono stati fatti molti interventi anche dal governo, ma mancano ancora degli interventi strutturali. Intendo dire il personale che manca, intendo dire incidere sul sistema delle impugnazioni, in particolare sul ricorso per Cassazione, intendo dire anche la prescrizione, cioè tutto ciò che non deve andare a scapito delle garanzie, ma deve accelerare il processo eliminando formalismi. Calano le intercettazioni, aumenta il numero delle prescrizioni, 4.307 rispetto ai 4.233 di un anno fa. Il progetto della Procura Generale di Napoli per questo 2017 è soprattutto quello di ragionare sulla circostanza per la quale la repressione della libertà personale, incarcerare centinaia di camorristi, non risolverà l'emergenza criminale come non lo ha fatto in passato, finché non si agisce sulle condizioni di riproduzione del fenomeno. E poiché il crimine paga e invece non deve pagare il crimine, questo è il semplice segreto, la Procura Generale di Napoli si propone soprattutto di aggredire per quanto possibile i patrimoni della mafia, di concorrere ad aggredire i patrimoni della camorra. È per questo che abbiamo costituito presso la Procura Generale un corpo di sostituti che si occuperanno specificamente di questo. Noi faremo delle indagini patrimoniali in concorso soprattutto con la Guardia di Finanza e in corte di appello chiederemo il sequestro e la confisca di tutti i patrimoni mafiosi di soggetti già condannati definitivamente. Quindi non ci saranno questioni su responsabilità personali, ma faremo un processo penale contro i patrimoni di camorra. Che cosa bisogna fare di più perché ci sia giustizia? Ma alzare il livello etico delle coscienze, cioè se non c'è questo, se non si rende conto che bisogna rispettare l'altro, qualsiasi versione sia questa di natura nostrana come quella di natura estera, evidentemente tutto diventa molto più complicato. Il senso della centralità dell'uomo, la confidenza con alcuni valori che sono prescritti e non vanno mai mandati in prescrizione, che è quella la tolleranza, la solidarietà, evidentemente se non c'è questo diventa molto complicato. E credo, secondo me, da questo punto di vista, che Napoli, io ricordo tanti anni fa quando facevo il giornalista, feci un servizio sulla dispersione scolastica. Ecco, il dato educativo, l'affidamento alle agenzie di senso, che sono la scuola, la famiglia, la chiesa, le chiese, e secondo me se non c'è questo innalzamento, il senso educativo diventa molto molto complicato, perché
come mai un bambino, un giovane si faccia reclutare nonostante il senso di povertà e il disagio che c'è sul piano sociale, della precarietà insopprimibile che purtroppo invece bisogna sopprimere, però tutto questo non può portare a motivazioni per le quali l'altro viene ammazzato nella indifferenza di chi lo ammazza. Ecco, per quest'anno giudiziario si è parlato anche di processi mediatici. Ma insomma, non lo dica a me, quindi purtroppo ho visto anche la reazione che ha fatto ieri il Presidente della Cassazione. Bisogna evitare questa indulgenza al dato mediatico, bisogna scoprire, diciamo, come ha detto anche Riello, la sobrietà di personaggi, sia essi procuratori o giudici, come il caso di Colangelo ad esempio, per dire di come tutto questo diventi sì una cosa molto molto importante. Esercitare il senso di giustizia così è una cosa seria e che appaga e dà l'idea di un rapporto che oggi invece è un rapporto un po' distorico tra opinione pubblica e magistrati. Un tempo la magistratura era, diciamo, al principio delle cose, delle istituzioni. Oggi invece, purtroppo, e mi dispiace molto, lo dico ex ministro della giustizia, è calata molto nella confidenza che la gente ha rispetto al mondo giudiziario. La manifestazione dell'anno giudiziario, prima di ogni altra dichiarazione, si apre con un minuto di silenzio in memoria del fondatore dell'Istituto per gli Studi Filosofici, Gerardo Marotta. Nella storica sede di Castel Capuano ci sono le più alte cariche della regione, del comune, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia. Ci sono anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, il personale amministrativo, le autorità civili e militari. Nessuno è escluso, perché il cambiamento avvenga dall'insieme delle parti. Noi da tempo ci stiamo battendo per il ripristino delle minimi inderogabili, le nostre tariffe professionali, per una maggiore autonomia e indipendenza dell'avvocato nella difesa dei diritti del cittadino. E denunciamo da tempo le carenze degli uffici giudiziari del nostro distretto, il distretto napoletano, perché purtroppo la carenza di personale amministrativo, visto che da 20 anni circa non venivano indetti dei concorsi, purtroppo causa una denegata giustizia per i cittadini. Salutiamo con favore l'iniezione di questi concorsi, ripeto, dopo 20 anni, e speriamo che le cose possano migliorare nel tempo. Purtroppo è un periodo non solo di urgenza, ma proprio di emergenza della criminalità. Si tenta in ogni caso, in ogni modo, di sostituirsi anche a quello che è lo Stato. È un antistato che si forma per compiere queste nefandezze, ma in modo poi speciale, soprattutto sono questi giovani, perché alle volte si riesce a eliminare il capo o i capi di una determinata corrente e poi dopo si vede che vengono immediatamente sostituiti da tanti, tanti ragazzi. La camorra ha interessi al disordine sociale, ha più facce coesistenti. Quella che ha fatto il salto imprenditoriale penetrando nei meccanismi finanziari e quella, per così dire, plebea, che continua a chiedere il pizzo anche ai piccoli operatori commerciali o che consente che si spari persino su degli ambulanti senegalesi che rifiutano l'aumento della tangente. Napoli fa un lavoro egregio, però siamo anche preoccupati di alcuni fenomeni criminali che lo Stato deve affrontare con rigore, perché non è ammissibile che si continui a sparare, che ci siano stese, e questo è un tema che si deve affrontare con la prevenzione e la repressione, che sono compiti dello Stato. Io ho sempre detto che lo Stato deve investire più in sicurezza, che deve dare più risorse materiali ed umane. Lo Stato rispose un anno fa con l'esercito, noi dicemmo che la risposta non era sufficiente. Oggi dico che di fronte a quello che sta accadendo lo Stato si assume le sue responsabilità fino in fondo. Noi stiamo cercando di riscattare Napoli sul piano culturale, sociale, internazionale, turistico, di partecipazione popolare, di solidarietà e di integrazione, ma di fronte agli spari deve intervenire lo Stato. Accanto agli arresti dei vecchi capi, alla radice di quella che molti definiscono una mutazione genetica della camorra, dunque, c'è anche la sfrenata voglia di manifestarsi in mille modi e lucrare dal caos. Io ritengo che il problema della criminalità organizzata non si risolve se non ci sia
accanto a un intervento di tipo repressivo, un intervento di tipo preventivo da parte della politica. In buona sostanza ci vogliono interventi che incidano sul piano sociale, economico, di formazione, altrimenti il problema non si risolve. Quindi la repressione non è di per sé sufficiente, purtroppo ai camorristi, lo ha detto il presidente di Corte di Appello, di una volta si sostituiscono i camorristi giovani di oggi, evidentemente il problema non si risolve. Quanto alla giustizia, lo Stato deve investire e quindi incrementare il personale amministrativo, incrementare il personale giudiziario, perché il lavoro quotidiano di magistrati, avvocati e personale amministrativo è mortificato e quindi intollerabile. Se non c'è un investimento serio, ripeto, i problemi non si risolvono. La verità è che non si può chiedere ai cittadini di collaborare se non si garantisce loro sicurezza dalle barbarie del crimine. Il popolo italiano è con lo Stato, ma lo Stato deve farsi sentire. Occorrono più mezzi, risorse umane al governo centrale. A Napoli non è stata sufficiente la risposta dell'esercito. La verità è una, che c'è una grossa faida sul territorio fra le bande, perché ormai una volta che la Procura Generale ha indicato che i massimi esponenti della camorra e della malavita sono stati tutti in effetti pigliati e messi in guardina, come si suol dire, adesso stanno questi cani sciolti che si stanno diciamo così facendo una feroce lotta fra di loro. Ma io ritengo invece che grazie, ne abbiamo sentito l'intervento del procuratore generale dottor Luigi Riel, veramente pregnante di significati sostanziali. Ci auguriamo che per l'anno nuovo veramente ci sia una svolta in questa città. E c'è un'altra necessità, quella di contrastare il fenomeno della fuga di notizie. Si chiede maggiore riserbo e massima discrezione sulle indagini delle procure. Che cosa manca a Napoli, alla giustizia napoletana? Che cosa manca? Se pensiamo anche agli ultimi fenomeni. Beh, io comincerei proprio da questa domanda: che cosa manca alla giustizia napoletana? Manca quello che questa mattina abbiamo potuto riscontrare, per cui mi è venuto il dubbio. La magistratura inaugura l'anno giudiziario oppure la magistratura si inaugura? Nel senso che in molti passaggi è sembrata una magistratura molto autoreferenziale, che più che dar conto alla società e alla grande opinione pubblica delle cose e delle ragioni per cui le cose accadono, ha cercato di autoassolversi. Ora, non va tutto bene, e per la verità nella relazione del Presidente della Corte di Appello emerge che alcuni dati sono buoni, nel senso che c'è una produttività nel campo penale, anche civile, che mette il distretto giudiziario napoletano ai primi posti nel paese. Ma non è tutto oro quello che luce, a cominciare dalle cause per cui tutto questo avviene. Per cui il riferimento, l'appello alle istituzioni ad essere più efficienti, più capaci di risolvere i problemi, oltre che, diciamo, parlarne, risolverli, il richiamo al contenimento, alla lotta drastica alla corruzione, beh, tutto questo deve accompagnarsi ad una azione molto più incisiva. Per esempio, è stato fatto riferimento al sequestro dei patrimoni che vengono tolti alla camorra, alla malavita organizzata. Ma quanto tempo passa tra un sequestro e una confisca? C'è sempre il dubbio che passi tanto tempo, per cui chi viene sequestrato ha tutto il tempo per evitare poi la confisca, cioè perché sono le scatole cinesi. Allora è compito della magistratura inquirente, ma anche poi della magistratura giudicante, andare fino all'ultima scatola di questo ciclo di scatole cinesi, e qui qualche volta si ha la sensazione che non sempre riescano ad andare all'ultima scatola.
Per quanto riguarda poi la magistratura giudicante, c'è la certezza della pena e la durata giusta del processo. Beh, su questo c'è ancora molto terreno da arare e da seminare. Un nuovo anno giudiziario è stato appena inaugurato. La camorra cambia pelle continuamente e si riorganizza, mentre gli uomini e i mezzi dello Stato vanno sempre più assottigliandosi. Ma la fiducia della giustizia non va mai persa.